Oggetto numero 5, risponde l'assessore Coletto, interroga il consigliere Carissimi. Prego, consigliere. Grazie, Presidente. Le famiglie sono state colpite duramente dalle conseguenze sociali ed economiche dell'emergenza pandemica, dovendo aggiungere quelle degli ultimi giorni a causa della guerra russo-ucraina in termini di aumenti insostenibili di bollette, prodotti e servizi. Le famiglie numerose in particolare sono esposte più delle altre a situazioni di vulnerabilità, esclusione sociale e povertà e necessitano pertanto di un sostegno costante e concreto da parte delle istituzioni regionali. Sostenere le famiglie in difficoltà, con speciale attenzione a quelle più numerose, non significa solo dare loro ossigeno in questo particolare momento storico e contrastare i fenomeni di calo demografico e invecchiamento della popolazione che attanagliano l'Umbria più di altre regioni, ma anche porre fondamenta solide su cui costruire la società di domani, aiutando le famiglie umbre a crescere le nuove generazioni in un momento gravissimo contraddistinto da una insopportabile denatalità. Gli avvisi pubblici a sostegno delle famiglie numerose pubblicati dai comuni umbri lo scorso agosto hanno erogato contributi soltanto nei confronti di una circoscritta parte delle famiglie in possesso dei requisiti a causa dell'esaurimento delle risorse. Questo non allevia le difficoltà di quelle famiglie numerose che, essendo in possesso dei requisiti richiesti, speravano nei sussidi regionali. È comprensibile pertanto lo scontento delle famiglie escluse, espresso anche lo scorso ottobre con una dura nota alla stampa da parte delle associazioni familiari regionali Family Day Difendiamo i nostri figli e famiglie numerose, che non è passata inosservata. È opportuno ricordare che le misure volte al sostegno, alla tutela, alla valorizzazione delle famiglie, con particolare riguardo a quelle numerose e che versano in condizioni di disagio, sono in cima agli impegni presi da questa Giunta sin dal suo insediamento con il manifesto valoriale sottoscritto da diversi consiglieri durante la campagna elettorale, ben noto anche alla Presidente. In particolare la Giunta regionale si è impegnata a sostenere le famiglie numerose, sia realizzando interventi strutturali per il welfare, con misure volte a valorizzare i carichi familiari e a superare il sistema dell'ISEE, che mettendo in campo strumenti volti a contrastare il disagio familiare anche attraverso l'introduzione di assegni di natalità una tantum, l'erogazione di assegni di cura mensile per i genitori che scelgono di astenersi dal lavoro extradomestico per accudire a tempo pieno i figli, nonché l'integrazione degli assegni familiari nel loro ammontare. Quanto al recente passato, si riconosce che questo impegno si è concretizzato in una serie di azioni intraprese dalla Giunta, a partire dalla proposta di legge di bilancio approvata dall'Assemblea legislativa nel marzo 2020, con la quale è stato introdotto nel testo unico in materia di sanità e servizi sociali un nuovo articolo, l'articolo 300 bis, recante appunto sostegno alle famiglie numerose, il quale stabilisce che la Regione è chiamata a promuovere azioni volte a sostenere il maggiore carico nel lavoro di cura ed educativo delle famiglie numerose e stanzia le risorse necessarie per le annualità 2020-2022. In attuazione di tale norma, la Regione ha inoltre emanato il regolamento 8-2020, nel quale sono stabilite le modalità, i criteri e le condizioni economiche dei nuclei familiari beneficiari degli interventi per il sostegno alle famiglie numerose, a cui è seguito il riparto delle risorse per l'anno 2021 e lo schema di avviso pubblico volto alla concessione di contributi economici alle famiglie numerose con almeno 4 figli. Questo non può considerarsi tuttavia sufficiente. Quanto al futuro, infatti, con questa interrogazione si chiede alla Giunta di conoscere se e quali ulteriori iniziative intende intraprendere al fine di stanziare adeguate risorse per finanziare nel 2022 e rinnovare per il 2023-24 l'erogazione dei contributi a sostegno delle famiglie numerose in possesso dei requisiti richiesti al fine di coprire tutte le richieste ammissibili. Si è previsto anche lo stanziamento di risorse per erogare il contributo alle famiglie le cui domande erano ammissibili negli scorsi avvisi ma che non hanno beneficiato del sussidio per esaurimento dei fondi. Infine, quali altre diverse azioni ulteriori intende intraprendere a favore delle famiglie numerose nelle politiche regionali? Grazie. Assessore Coletto. Grazie Presidente. Il tema è quanto mai di attualità in considerazione del fatto che, come accennava il consigliere Carissimi, la situazione era già grave prima, si è ulteriormente aggravata con i fatti che sono susseguiti alla pandemia. La pandemia si è susseguita l'emergenza della guerra e di conseguenza come giunta regionale stiamo valutando tutte le opportunità e le possibilità che ci sono concesse dal nostro bilancio, un bilancio che per quanto riguarda il sociale, per quanto riguarda diciamo, questo ambito, è particolarmente in sofferenza. Tant'è che
che per il 2022 gli stanziamenti sono stati fatti durante l'approvazione della finanziaria e valgono 180.000 euro, che va a limitare ulteriormente quella che è l'operatività della Giunta, come accennava il consigliere Carissimi, c'è l'articolo 3 del regolamento 8-2020, il regolamento della Giunta regionale. Naturalmente questi regolamenti che sono stati fatti nel 2020 possono essere cambiati. Valuteremo questa opportunità, cercheremo di andare a modificare, ad incidere, ma innanzitutto cercheremo di andare a incidere su quello che è lo stanziamento di 180.000 euro per le famiglie numerose, uno stanziamento che è sicuramente esiguo per quelle che sono le necessità, sicuramente esiguo per quelle che sono le attuali necessità, in considerazione del fatto che c'è stato un incremento di quelle che sono, fra virgolette, le povertà in generale, legate appunto alla situazione pandemica, ma oltre a questa ci dobbiamo aggiungere anche la situazione di instabilità finanziaria legata alla guerra e a tutte quante le ricadute negative che sta avendo sui bilanci delle famiglie per quanto riguarda bollette, per quanto riguarda i costi dei carburanti e via via via. Valuteremo anche l'opportunità dell'assegno unico universale che partirà nel marzo di quest'anno, dove peraltro è previsto questo assegno unico, proprio perché è finalizzato alla semplificazione ed è universale, in quanto garantito in misura minima a tutte le famiglie in base al numero dei figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore ai 40.000 euro. Assegno unico che va a limitare quella che è l'operatività, naturalmente, e la possibilità di incentivare anche da parte delle regioni. Valuteremo insieme col Ministro questa opportunità di affiancare all'assegno unico anche l'intervento delle regioni, in maniera tale da supportare ulteriormente quelle che sono, come dire, le necessità attuali delle famiglie numerose e di incentivare per quanto possibile anche quella che è la natalità, che sta colpendo non solo l'Umbria, ma sta colpendo l'Italia a livello nazionale, con un decremento fortissimo di quelle che sono le nascite e di conseguenza con ulteriori problematiche quella che è la sostenibilità sociale del nostro status dal punto di vista di future pensioni e di sostenibilità del sistema. Grazie. Replica il consigliere Carissimi. Io ringrazio l'assessore del riconoscimento che ha voluto pubblicamente dare in ordine alla situazione di difficoltà che si è accentuata nei confronti specialmente delle famiglie numerose e soprattutto del riconoscimento dell'importanza dell'incentivazione della natalità. E sicuramente, così come è stato piacevolmente riconosciuto in occasione della visita della Presidente a Terni da parte delle aziende nell'operato di questa Giunta, ecco, mi auguro che gli stessi sforzi vengano posti anche nei confronti della famiglia, al fine appunto di poter avere anche da parte di coloro che portano avanti la vita un riconoscimento al pari di quello che hanno ricevuto le aziende. Grazie. Oggetto numero 6, interroga il consigliere Paparelli. E risponde l'assessore Coletto, nomina e verifica operato direttore generale delle aziende sanitarie regionali. Prego, consigliere Paparelli. Sì, grazie Presidente. Ma 31 dicembre 2020 sono stati nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale i direttori delle aziende sanitarie USL Umbria 1, Umbria 2 e delle aziende ospedaliere di Perugia e di Terni. Le nomine, che decorrevano dal 1 gennaio 2021, scadranno il 31 dicembre 2023, fatte salve ovviamente le ipotesi di risoluzione e decadenza. Tuttavia, nella delibera di nomina avete scritto al punto 6 dell'articolo 2 che trascorsi 12 mesi dal conferimento dell'incarico i direttori sarebbero stati oggetto di verifica e che ai direttori sarebbero stati assegnati per il periodo dell'incarico ricevuto degli obiettivi che gli stessi dovevano perseguire, nonché il conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario aziendale. Visto che con decreto del Presidente della Regione numero 55 del 1 dicembre 2021 sono state tra l'altro accolte le dimissioni del direttore dell'azienda generale dell'azienda ospedaliera di Perugia, dottor Giannico,
e attualmente c'è un facente funzioni nella figura del dottor De Filippis, e poi con delibera di giunta 951 del 13 ottobre scorso, la giunta regionale ha riaperto, ha inteso riaprire i termini dell'avviso pubblico per l'acquisizione di nuove disponibilità per la nomina al direttore generale delle aziende sanitarie regionali Umbre, aperto esclusivamente ai candidati che sono inseriti nell'elenco nazionale dei soggetti idonei, finalizzata evidentemente all'integrazione di ciascuna delle rosse denominative di candidati a direttore generale delle aziende sanitarie regionali. Il fatto che questo sia accaduto 2 anni prima della scadenza e, diciamo, a qualche mese dalla cosiddetta scadenza di 12 mesi di verifica, lascia intraprendere il fatto che non, giustamente, dico io, non siete soddisfatti dell'operato di alcuno e volete allargare la possibilità, diciamo, di scegliere in maniera del tutto legittima nuovi direttori, ammesso che non vi siate impelagati giuridicamente, diciamo, in un contratto capestro dal quale ora non sapete uscirne. Quindi noi vi chiediamo di sapere quando sono stati assegnati gli obiettivi ai direttori, quali fossero, anche in relazione ovviamente alla necessità di aggiornarli con la pandemia che poi è subentrata, diciamo, in corso. Era già, diciamo, al momento della, a dire il vero, al momento della firma dei contratti, ma questi erano già operativi peraltro da diversi mesi. Se i direttori siano stati, questa verifica rispetto agli obiettivi che doveva essere svolta, diciamo, alla scadenza del 31 dicembre 2021 sia stata mai svolta e quali sono le risultanze di questa verifica e che cosa intendete fare, visto che sono trascorsi altri 3 mesi e noi non diamo, diciamo, un giudizio positivo sulla conduzione almeno delle aziende ospedaliere. Grazie. Grazie consigliere Paparelli. Prego assessore Coletto. Grazie Presidente. Con riferimento a quanti e quali siano stati gli obiettivi assegnati dalla giunta regionale ai direttori dell'azienda unitaria di sanità locale Umbria 1, Umbria 2 e le due aziende ospedaliere, e quanti di questi siano stati raggiunti anche in relazione alla gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19, per l'anno 2021 si precisa che con deliberazione 271 del 31 marzo 2021 sono stati assegnati gli obiettivi ai direttori generali delle aziende sanitarie regionali. In particolare gli obiettivi sono individuati negli allegati 2A e nell'allegato 2B. In aggiunta, oltre agli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi, permangono a carico dei direttori generali pro tempore delle aziende sanitarie regionali i vincoli previsti dalle disposizioni vigenti e contrattuali, con particolare riferimento a quelli che rivestono interesse prioritario della Regione, in quanto il loro rispetto comporta la possibilità per la stessa di accedere alla quota premiale del finanziamento sanitario di parte corrente, adempimenti LEA e adempimenti MEF. Per quanto riguarda il fatto se i direttori siano stati o meno oggetto di verifica rispetto agli obiettivi assegnati, le deliberazioni della Giunta regionale di nomina dei direttori delle aziende sanitarie regionali attualmente in carica, di cui al decreto della Giunta regionale 1313, 1314 e 1315 del 31 dicembre 2020 e conformi al decreto della Presidente della Giunta regionale 106, 107 e 108, sempre del 31 dicembre 2020, stabiliscono che decorsi 12 mesi dal conferimento dell'incarico, il direttore generale verrà sottoposto a verifica da parte della Giunta regionale. Inoltre, anche i contratti per lo svolgimento della funzione di direttore generale dell'azienda sanitaria della Regione Umbria, sottoscritti in data 31-12-2020, con decorrenza dal 1 gennaio 2021, prevedono l'articolo 6 che decorsi 12 mesi dal conferimento dell'incarico, il direttore verrà sottoposto alla valutazione da parte della Giunta regionale. Con nota 3100 del 17 febbraio 2022, ai fini della suddetta valutazione, è stata chiesta entro il 28-2-2022 una relazione sull'attività svolta nel 2021. Le relazioni sono regolarmente pervenute e la valutazione delle stesse è in corso a cura di competenti uffici che provvedono a rimettere l'esito alla Giunta regionale. Quindi la valutazione è in itinere e a breve avremo l'esito. Grazie.
Consigliere Paparelli. Sì, grazie Presidente. Io temo che voi stiate prendendo tempo da 3 mesi perché vi siete impelagati in un pasticcio ancora prima che politico di carattere giuridico. Ci avete fatto un contratto triennale con una verifica a 12 mesi senza che, diciamo, nel frattempo sia stato mai contestato nulla e quindi il direttore, quindi avete difficoltà, diciamo, a fare i cambi che in qualche caso sono cambi anche, diciamo, necessari, se altrimenti non avreste riaperto appunto i termini l'ottobre 2021, cambi necessari perché alcuni direttori sono veramente inadeguati rispetto alla missione e alle missioni che sono richieste. Peraltro tutto questo si inserisce, assessore, dentro un piano sanitario che ormai avete riposto nel cassetto, che non affronta i temi della medicina di territorio. Io segnalo che in Umbria, colgo l'occasione, le graduatorie per i medici di medicina generale, i corsi finali, non c'è più nessuno. E che, guardo nicchi, perché soprattutto nei territori, diciamo, del Monte Castigliese, Amelia, andranno in pensione tantissimi medici di medicina generale che non avranno sostituti, perché è a questo punto, è questo, diciamo, va posto rimedio. Avete non affrontato i temi della rete ospedaliera nel piano sanitario, non vengono affrontati perché forse qualcuno, diciamo, della Giunta preferisce fare qualche promessa di troppo su fronti che giuridicamente non sono attivabili. Gli ospedali sono gestiti male e in alcuni casi, diciamo, vanno addirittura a rotoli senza guide autorevoli, così come avviene a Terni. Quindi io invito alla Giunta a porre rimedio immediatamente a questa situazione. Se dovete cambiare i direttori che sono inadeguati, cambiateli, sbrigatevi, risolvete i problemi, perché i cittadini umbri non possono aspettare. Grazie.